colore è? Rosso. È un rosso. Rosso acceso. La passione. La passione per il mio mestiere. La passione per il cinema. Ma anche mi fa pensare agli esordi. Gli esordi così. Un po'... che non rientravano proprio in quello che era il desiderio del mio cuore, perché io andai via di casa perché volevo fare l'attrice, mentre i miei mi consigliavano di studiare medicina, di diventare medico. Io sono figlia di medici. Beh, da figlia di medico, medico alla protagonista di un film erotico di Tinto Brass, capisco che i tuoi genitori hanno avuto un colpo al cuore. Sì, grande, grande, sì. Erano detto dove abbiamo sbagliato? Sì, se non sono domandato, certo. Ma dove ho sbagliato io, soprattutto. Perché noi diamo sempre la colpa agli altri. E invece sono io che ho fatto l'errore di valutazione. Cioè, ho pensato che cavalcavo l'onda e poi avrei scelto quello che volevo. E invece è stato difficile dopo. Perché guarda, io non sono quel tipo di donna che ha, diciamo, poi... presentato questo film, quindi ho dovuto tanto, tanto lavorare su me stessa, rinunciando a tanti lavori, a tante... 2 anni sono stata senza lavorare, tanto che pensavo di tornare a studiare medicina e di fare effettivamente il medico. Poi invece arrivò una proposta di teatro e cominciai a lavorare in teatro. Il teatro io l'ho amato tantissimo. Scusa, perché dopo il successo di Così fan tutte e Tinto Brass, tra l'altro in una tua intervista ad Arem che vorrei far vedere tra pochissimo, tu mi dici che per 2 anni non hai lavorato. Sì. Cioè, scusa, non ti cercavano più dopo quel film? No, no. Ah, ecco. Mi offrivano delle opportunità di lavoro che però a me non interessavano. Perché erano spinte? Sì, perché utilizzavano semplicemente la mia immagine, il mio corpo. Sentiamo cosa dichiarasti ad Arem. No, no, io assolutamente non rinnego niente, nessuna scelta, quindi... insomma, io non mi dispiace di aver fatto Così fan tutte, perché, ripeto, è un film difficilissimo. Perché puoi essere anche una brava attrice, ma non avere il coraggio di spogliarti, non avere il coraggio di, diciamo, di recitare anche con il corpo. Già allora, infatti, non rinnegavi nulla. Ma questa cosa però dei 2 anni... Scusa, Caterina, ma gli occhi erano morti lì. Non c'era la luce. E anche come parlavo, era un modo di parlare e si vedeva che ero in difficoltà. Io ho sofferto molto durante la lavorazione di quel film, lo racconto, oggi ho la libertà di poterlo raccontare. Possiamo rivederlo? Non avevi la luce negli occhi, sei no. Pazzesca. Scusa. Ma il trucco, ma il viso, cioè, ma la luce negli occhi non c'era, guarda. Rivediamolo. No, no, io assolutamente non rinnego niente, nessuna scelta, quindi... insomma, io non mi dispiace di aver fatto Così fan tutte, perché, ripeto, è un film difficilissimo. Perché puoi essere anche una brava attrice, ma non avere il coraggio di spogliarti, non avere il coraggio di, diciamo, di recitare anche con il corpo. Ma... anche no, la spacca in imbarazzo. Vi posso assicurare che io ho scritto una pagina nel mio diario, e in questo diario l'ho ritrovato dopo tempo. E nel diario mi ero accorta che innanzitutto quello che io avevo perduto era diciamo una certa pulizia nel linguaggio. Cioè io mi accorgevo che da quando avevo fatto questo film avevo cominciato a essere maliziosa, avevo doppi sensi, cioè, e soprattutto le parolacce, cosa che non rientrava appunto. Tu dicevi cosa hanno sbagliato i miei genitori, no? Io ti ho riportato no, a dire... No, questo... loro si saranno fatti questo, non mi sarei mai permessa. No, poi... certo, sì, certo, sì. Ma no, io mi rendevo conto di aver sbagliato, in base proprio alla educazione ricevuta. Quindi era stato un errore mio, totalmente mio, di valutazione. Dopo poi arrivano comunque altri film, altre esperienze. Abbiamo un composite con vari artisti. Dopo i film cominci a sceglierli e cominci a decidere tu cosa fare, oppure anche in questi film, in queste immagini, ti sei fatta travolgere dalle cose che ti offrivano?
No, diciamo che ho piano piano cercato di spostare, no? Anche perché io ho studiato con Susan Strasberg, la figlia di Lee Strasberg, uno dei fondatori dell'Acto Studio. Ho fatto tutto un lavoro sul personaggio, su come si interpreta un personaggio. Quindi è chiaro che io avevo delle esigenze più profonde dentro di me. Cioè, l'arte era un modo per scoprire il mistero della vita. Interpretando i personaggi mi sembrava di conoscere qualcosa in più anche della mia stessa vita. Quindi è chiaro che questi erano ruoli che non potevano, diciamo, piacermi o accontentarmi. E quindi è chiaro che ho trovato spazio soprattutto nella fiction Linda il Brigadiere. E allora ti interrompo, perché qui c'è il commissario Linda Fogliani. Un commissario che è stato amato da tantissime persone, una serie di grandissimo successo proprio per la RAI. Hai lavorato accanto al Nino Manfredi, al grande Nino Manfredi. E quindi tu mi dici la luce. Io non so se qui c'era la luce oppure no, nei tuoi occhi. Perché noi che siamo dei tuoi fan ti vediamo meravigliosa. E non in imbarazzo, né prima, questa è una foto. No, questa è una foto, qui è un personaggio, no? Qui è diverso, perché poi c'è l'attore ma c'è anche il personaggio che interpreta. Ti vogliamo vedere all'azione, non solo con Linda e il Brigadiere. Questa è la prima volta che ci torniamo insieme. Mi sembra passato un secolo. E invece sono solo pochi anni. Sono proprio contenta che siete qui. Venite, mangiate qualcosa. La bambina sarà affamata, eh? Allora hai deciso? Sì, ho deciso. Meglio per me, meglio per te, meglio per tutti, credimi. Beh, certo. Una pausa di riflessione, forse... Non vado a riflettere, papà, me ne sto andando. Ho già riflettuto, capisci? Ho provato in tutti i modi a capirti. A starti vicino. Ma l'uomo che amavo se n'è andato, non c'è più. A proposito di uomini che vanno via, ogni tanto io mi giro per vedere se resiste Osvaldo, perché da quando è arrivato che mi chiedi un caffè. Allora, o mi portate un caffè... Lo vado a prendere o io. Lo va a prendere, ma non è bello in presenza di Claudia Coll, sembra che tu non voglia seguire. No, assolutamente. Osvaldo, te lo faccio portare... Zuccherato? Sì, grazie. Prego. A che ora ti sei svegliato? Posso anche fumare dopo. Cosa? Ma il fumo uccide, Osvaldo, ma non l'hai letto sui pacchetti di sigarette, c'è scritto il fumo uccide. Lo so, tante cose uccide. Tu non puzzi di fumo? No. No, profumi. Vabbè. Ti piace il profumo? No, di solito sai, fumatori. Ti abbiamo visto all'azione e arriviamo al 1995. Anno dove, non so se lì ti sei divertita almeno lì a fare Sanremo. Ti è piaciuto quello, sì? Sanremo, una fatica. Ma dai, però Claudia, ma non mi puoi fare così. Come una fatica Sanremo? Ma non c'era un attimo di pausa, tu mi puoi capire. Sei una donna di spettacolo, però tu bello, lo sai. Tacchi, vestiti. Sì. C'avevo pure un versamento al ginocchio. No. Come facevi? C'avevo un panchetto, perché allora il palcoscenico prendeva tutti gli spazi, quindi diciamo dietro le quinte era proprio un corridoio stretto. E quindi avevo un panchetto dove mi potevo sedere e quando però passavano i musicisti e tutte le cose mi dovevo alzare e spostarmi. Vabbè, come le vecchiette. E poi... Sai che le sposti, mia nonna si sedeva, no, aspetta che sta passando, e la spostavo. Così eri? Sì, non potevo muovermi, avevo un ginocchio bloccato. Vabbè, non si vedeva comunque. Non si vedeva. Una bravissima attrice anche lì. Anna Falchi, Claudia Coll. Anna Falchi, Claudia Coll. Ben arrivate. Anche tu internazionale, no? Perché hai delle origini straniere, da parte materna o paterna?
paterna. Mio papà è nato in Romania, a Bucarest, con una nonna ungherese. Claudia, 1995, siamo nel 2019. Un po' di contrasto con Anna Falchi ci sarà stato? No, no, no. Ma assolutamente, neanche... ci volevamo... Bene? Sì. Una volta lei mi ha chiamato in camerino e mi ha detto: Claudia, che dobbiamo fare, che i giornali ci mettono l'uno contro l'altra, l'una contro l'altra? Noi non avevamo niente. Diciamo, non facevamo la stessa esperienza, anche con fatica, tutte e due. Ma non c'era competizione fra di noi, assolutamente. Difficile da credere? Sì. Una delle due ha ceduto? No. All'abito più bello, alla scarpa più bella, al parrucchiere più bravo? Ma questo dipende... Alla battuta migliore? Ma questo dipende dal... Non so come spiegarti, non cambia. Non cambia, cioè io posso essere, diciamo, con un vestito meno bello rispetto al tuo, ma io rimango io e tu rimani tu. Cioè, ma io perché ti devo detestare solo perché c'hai un vestito bello? Ma no, perché magari in quel momento sei in competizione, con lei. Ma perché lo spettacolo deve fondarsi sulla competizione? Osvaldo, che ti stai giocando la finale di Ballando con le Stelle, la tua competizione, sappiamo, perché lui è il diavolo e l'angelo è Ettore Bassi. Ora, secondo te, è giusto mettere in contrapposizione questi due ragazzi? Ma lui rimane lui. Bravo. Che non sono il diavolo. Ecco, bravo. Ridillo, che non ti esce la voce, guarda. Non sono il diavolo. Di solito a che ora ti svegli, Osvaldo, tu? Mi sono svegliato un'oretta fa. Un'oretta, sono le 14:21. Sì. Tu a che ora vai a dormire? Dipende, non lo so. Alle tipo 3, ieri? No? Alle 4? Alle 6, mi sembra. Alle 6 sei a dormire? Sì. E chiuso le discoteche? Che fate? No, no, a casa. Sono stato a casa a guardare la televisione. Ah. È l'unico momento che sto a casa, se no sto sempre... Bene, è sempre colpa tua. È sempre colpa tua.